Oggi vediamo un problema con le equazioni parametriche di primo grado. Quindi è un problema di geometria che però viene risolto con una equazione parametrica di primo grado. Quindi bisogna impostare l'equazione e poi risolverla per avere la risoluzione del problema. Allora, quindi abbiamo due parallelepipedi a base quadrata, quindi P1 e P2. Sappiamo che le superfici totali di P1 e P2 sono uguali. Sappiamo che lo spigolo 2 è uguale allo spigolo 1 più 2 volte, cioè la metà dell'altezza, che è h. E poi sappiamo che l'altezza 2 è un dodicesimo dell'altezza 1, quindi il problema ci dice di calcolare lo spigolo 1. Quindi prima cosa partiamo dall'eguaglianza principale, quindi la superficie totale 1 è uguale alla superficie totale 2. Sappiamo che la superficie totale del parallelogrammo a base quadrata è uguale a 4 volte S con 1H, cioè L con 1H, H1, quindi sarebbe la superficie laterale del parallelogramma 1 più 2 volte L con 1 alla seconda, che rappresenta praticamente 2 volte l'area di base, quindi quest'area qui e quest'area qui. Abbiamo detto che il parallelogrammo è a base quadrata. Adesso invece vediamo la superficie totale 2. È 4 per L2H2 e la superficie laterale più 2 volte la superficie di base che è L2 al quadrato. Quindi abbiamo impostato l'equazione. Adesso chiamiamo praticamente dobbiamo trovare lo spigolo L1, quindi lo spigolo L1 lo chiamiamo X. Invece il parametro H praticamente sarebbe il parametro H1, però per andare a, diciamo, a, a, fare un, a impostare un'equazione parametrica, H1 lo chiamiamo H, quindi L1 lo chiamiamo X perché è l'incognita, e H1, che è il parametro principale da cui si basa poi H2, lo chiamiamo H normale, quindi questa equazione diventa quindi x h più x alla seconda per 4, quindi X, abbiamo detto che L2 sarebbe L1 più H medi, cioè X più H mezzi. Poi H2 sarebbe X più no, X dodicesimi, quindi X per
o più due per x più h mezzi sarebbe le 2, quindi x più h mezzi al quadrato. Quindi qua abbiamo sostituito le x e le y, cioè le x e le h. Qui abbiamo un'equazione che somiglia sempre di più a un'equazione parametrica. Adesso andiamo a perfezionarla questa equazione. Quindi facciamo 4xh più 2x alla seconda uguale 5. Dobbiamo risolvere questa equazione qua, quindi sarebbe 5. Quindi sarebbe quindi diciamo prima risolviamo questa e poi questa, quindi sarebbe un terzo xh più h alla seconda resti. Adesso risolviamo questa e abbiamo più 2r x alla seconda più h quadro quarti e più facendo il doppio prodotto otteniamo 2 per x h mezzi, 2 se ne va, rimane xh. Questa roba va moltiplicata per 2, quindi dobbiamo moltiplicare per 2 e fare qualche altro piccolo accorgimento. Quindi la parte si riscrive. Quindi moltiplichiamo per 2, otteniamo 2x alla seconda più 2 e poi abbiamo 2 xh. Abbiamo 2xh qui. Questo e questo se ne va. E adesso continuiamo a risolvere. Portiamo tutte le x da un lato e le h e i numeri a destra, quindi le x a sinistra più le
Quindi, invece i parametri e i numeri puri a sinistra, quindi abbiamo H20 Naturalmente ho scritto 4xh perché praticamente sarebbe 4xh meno 2xh, quindi questo sarebbe 2xh, no 4. Poi è meno un terzo e poi rimane tutto uguale. Ok? Allora, raccogliamo la x a destra e okay. 2h meno un terzo h. Ok, adesso invece a destra facciamo il minimo comune multiplo, che sarebbe 6h avanti a fare i conti e otteniamo facendo questo conto x per 5 terzi h uguale a 4 sesti h alla seconda. Siamo quasi arrivati alla soluzione, quindi x scriviamo qua, questo quadratino sarà uguale a 3 quinti h sotto per 4 sesti h alla seconda. Adesso basta fare le semplificazioni, HH se ne va, quindi 3 e 6 se ne va e otteniamo, questo e questo se ne va, otteniamo la soluzione finale, x uguale a 2 quinti h L1, il nostro L1 iniziale è uguale a 2 quinti h dell'altezza. Quindi con una equazione parametrica di diciamo un'equazione parametrica di primo grado siamo riusciti a risolvere questo problema. Quindi abbiamo trovato lo spigolo L1 a cui abbiamo dato nome x, quindi l'incognite, e abbiamo visto che questo incognite è 2 quinti di h, cioè dell'altezza. Quindi h è evidentemente un parametro, un valore variabile. Quindi diciamo il nostro L1, cioè lo spigolo 1, dipende proprio dal valore di questa variabile. Quindi diciamo, abbiamo risolto, quindi le equazioni parametriche di primo grado sono utilissime nell'ambito della geometria. Grazie per l'attenzione, al prossimo video.